Siamo qui con Matteo del gruppo Circolo Evolution di Bologna, esatto. Che hanno avuto un'idea geniale. Che idea avete avuto? Abbiamo avuto l'idea di rappresentare per la serie di Horus Heresy, ma con Epic 40.000, quindi scala 6 mm del 40.000, come potete vedere poi su questo tavolo, cioè la rappresentazione dell'assalto della Terra da parte dei traditori verso i realisti. Questo campo rappresenterà la battaglia fra Horus, quindi la Black Legion, Death Guard e una Night Legion contro Titan Legion, Custodes e Imperial Fist. Insomma, tanta roba. Assolutamente sì. E questo noi stiamo portando avanti come progetto di riportare in vita Epico, cioè questa scala ridotta del 40.000, perché per nostro pensiero rappresenta la scala giusta per il 40.000, in cui si possono giocare aerei, titani e altre unità che normalmente nel gioco del 40.000 non c'è più che altro lo spazio per poterle giocare. Quindi avete anche le valigette molto più piccole, immagino. Sì, però portiamo molti più pezzi, quindi siamo sempre allo stesso punto alla fine. I problemi non cambiano, quindi cambiando. Ma l'idea come vi è venuta? L'idea ci è venuta grazie alla passione del 40.000 e soprattutto alla serie di Horus Heresy, che è un gioco stupendo e i libri sono fantastici. Noi abbiamo deciso di trasportarlo in una scala più ridotta per poter dar modo a alcuni modelli che normalmente non possono essere giocati a dargli la possibilità di avere vita sul campo. E quindi anche per chi non si può permettere un eventuale modello che è grosso come un bambino a poterlo giocare e comunque divertirsi. Da quanto tempo lo fate? Noi come gruppo siamo andati in espansione da 2 anni circa che stiamo portando avanti. In realtà ho amici che sono dal 98 che portano avanti questa passione, che sono stati poi loro a appassionarmi. Io un po' con le mie conoscenze tecniche e con la voglia sono riuscito ad aumentare il gruppo. Noi come Bologna siamo 16 giocatori, siamo in aumento, qua abbiamo avuto Modena, la possibilità di conoscere tante altre persone che vogliono unirsi. Quindi mi stai dicendo state reclutando? Assolutamente sì, per chi vuole, Circolo Evolution Bologna, siamo a disposizione, io sono Matteo Campagna, per chi ha bisogno mi può cercare su Facebook, posterò foto di Epico, quindi mi riconoscerete abbastanza velocemente. Ultime due domande, giusto che stiamo rompendo le balle. La più grande soddisfazione e invece la più grande difficoltà che avete incontrato in questo progetto? Allora, la grossa difficoltà intanto è avere i pezzi, nel senso che ci sono molte case a livello internazionale che fanno modelli simili. Per avere i modelli GV noi ci siamo impegnati per riuscire a crearci all'interno. Ahimè non sono in vendita, ma chi vuole partecipare al nostro gruppo cerchiamo di comunque fornirli. Quindi possiamo sfruttare anche questa cosa per un appello alla GV per far tornare i modelli di Epic. Noi speriamo molto, anzi siamo molto contenti che la GV facesse questi modelli per poterli comprare direttamente da loro, perché il nostro è una fatica immane. Aziende che sono più specializzate, che hanno anni di esperienza, che hanno personale adibito, non vediamo l'ora che escono i modelli. Aspettiamo soprattutto Adeptus Titanicus, che se ne vocifera e se ne parla, ma per adesso non si vede ancora niente. Appena arriva, sicuro una scatola la compro. Vediamo. Invece mi dicevi la più grande soddisfazione? Oggi, in questo giorno, aver portato questo tavolo e avere tantissima gente che viene a chiedere, viene a vedere i modelli, interessata a vedere cos'era, anche se era un vecchio gioco, ma comunque molti appassionati, molti vecchi hobbisti che dicono ma come, ancora esiste? Perché è passato molto in dimenticatoio. È stato un gioco amato, ahimè abbandonato, ma gli hobbisti esistono ancora. All'estero è un gioco che viene ancora seguito, c'è una community molto attiva all'estero. Su un sito, Tactical Command, è il sito che è la community centrale di tutto, siamo registrati da parte di tutta la parte del mondo, danno aiuto a cercare i modelli, è un gruppo attivo, liste che vengono aggiornate, il regolamento viene aggiornato. Per qualsiasi persona che abbia la voglia di conoscere il gioco, consiglio di andare su Tactical Command o su Net Epic Armageddon, che è il sito dove ci sono tutte le regole e le liste, per chi vuole approcciarselo. Ci sono anche gli scenari di prova per chi vuole provare e apprezzarlo. Poi noi siamo qua a disposizione, probabilmente il prossimo anno saremo ancora qua con qualcosa di diverso.
è una sorpresa, ho vinto a scoprire il prossimo anno. Perfetto, grazie a te Matteo e a tutti gli amici del Circolo Evolution, complimenti ancora per tutto quello che siete stati in grado di realizzare. Alla prossima! Grazie.